Noi abbiamo invitato tutte le nostre comunali presenti sulla provincia di Catanzaro, che sono circa 43 comunali che operano in tutta la provincia. Ogni anno tutte le comunali della provincia raccolgono circa 20.000 sacche di sangue che noi deferiamo agli ospedali di Catanzaro e Lamezia. Noi siamo dal 95 che siamo abbastanza autosufficienza, abbiamo raggiunto l'autosufficienza regionale, non abbiamo carenze di sangue, tutto quello che c'è bisogno lo fanno i donatori. Noi chiamiamo i nostri donatori, noi abbiamo circa 700 donatori, raccogliamo 1.200 unità di sangue all'anno. Siamo abbastanza attivi, certo, dall'82 ad oggi siamo cresciuti abbastanza, però certamente è cambiato tutto, abbiamo le sedi accreditate dalla regione, perché una volta si facevano le raccolte anche nelle parrocchie, nelle scuole, oggi ci sono le automoteche, c'è le sedi accreditate, c'è tutta una qualità che serve per fare le raccolte. Il comune di Davoli, Satriano e San Sostene, operiamo in tutti i quattro comuni, prima eravamo molto più grandi, piano piano sono nati le comunali di Montepaone, di Badolato, di Chiaravalle e abbiamo dato spazio, perché qua era la prima comunale nell'82, grazie alla comunale di Reggio sono venuti loro a darci questo aiuto per aprire la comunale con l'allora Maria Antonietta Macrina. E noi il nostro messaggio che facciamo è che di venire a avvicinarsi alle comunali e diventare donatori, perché il sangue non si va in farmacia ad acquistarlo, ma si dona. Giustamente donandolo si deve avere uno stile di vita molto corretto. E basta. Poi noi andiamo nelle scuole dove facciamo le formazioni e diciamo come si può diventare donatore. Un donatore deve avere dai 18 ai 65 anni, deve pesare 50 kg e poi deve avere uno stile di vita abbastanza corretto. Sì, un bel compleanno, 35 anni di esperienza sul territorio, così vede anche la partecipazione delle altre comunali che sanciscono questo attaccamento nei confronti di una consorella, ma soprattutto credo ci sarà un riconoscimento anche della cittadinanza di Soverato rispetto al lavoro che svolge quotidianamente la comunale. È una punta di diamante per noi, perché comunque è una cittadina che raccoglie tantissime unità di sangue, ricordiamo non sono le unità ma sono le persone che riusciamo a salvare ogni volta che facciamo la donazione, quindi respiriamo un'aria di festa, è giusto che ogni tanto festeggiamo i compleanni, poi da domani che è domenica comunque al lavoro, perché c'è la raccolta in giro per il territorio, quindi ci aspettiamo sempre di più il riconoscimento, non tanto con gli applausi ma con la donazione del sangue.